un frigo triste. Cintura. Ciao mamma, sto partendo adesso. Ciao ciao, a dopo. Ciao. Ti sono mancata un pochino. Come avete visto, ieri sono arrivata a Padova e adesso siamo in aeroporto. Ho appena parcheggiato la macchina e stiamo andando al gate. Se notate, questa è la mia mise da viaggio. Viaggio sempre con questo, però lo lavo, credetemi. E niente, quindi adesso partiamo e andiamo a Bari, Brindisi, Lecce. Andando a prendere l'acqua. Là. No vabbè. Qui tutta la vita, guarda che braccio. Super punk. Lunga vita alle luci dell'ascensore. Enorme. C'è casino. E io casualmente mangio una banana. I miei hanno avuto il posto davanti, io sono dietro da sola, sfigata, però ne approfitto almeno per studiacchiare un po', perché mi fanno troppo casino e non mi riesco a concentrare. È la scalinata meno ripida che io abbia mai visto. Solitamente tipo ti dirà. Grazie. Ciao. Ciao. Posso? Certo. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Che gioia. Prego Ferdinando, venga, venga. Venga, fate il culo. A boia. Arrivati a Bari, adesso prendiamo la macchina, arriviamo al trullo o dove dobbiamo arrivare e noi ci vediamo domani mentre mi preparo per il matrimonio. Intanto mi sono già lavati i capelli stamattina e ho provato con la spazzola a farmeli lisci. Devo dire che la piega non mi è venuta molto male, lo ammetto, però domani poi li sistemo. Comunque volevo farmeli lisci e ho provato anche uno mini piastro, non so, me l'ha prestato un'amica di mia mamma. Tacchi messi, solo che il problema è che ieri ho fatto gambe e adesso è una tragedia. Aia, aia, gambe dolore. Il problema è di essere una fit girl. Vedi questo?
sparabolle. Lo sparabolle. Anche io voglio un drone. Guarda che bello. Eh beh sì. Certo mamma che sarà qui. Bellissimo. Tutto questo che aspetta di essere riempito di cibo. Mi aspetto che poi le passi sotto con la forchetta. Tu devi vedere quando la porto, quando la porto a non le mangi, non le hai mai mangiate lì a Fezzano a Marola. Si fa dei piatti favolosi, buoni. Spettacolo. Qui i posti sono tutti liberi, non sono assegnati. Ok, perfetto. Wow. No vabbè. Ricotta alla rucola, ricotta alle noci, stracciatella e mozzarella. L'ho fatto mettere più abbondante, così metto qua. Non sa di molto. Ti dico, le ricotte non sanno di molto, la stracciatella. La stracciatella è stupenda. Anche il pan. La burrata non l'ho sentita. No, la stracciatella. La stracciatella merita. Buona. Ma qui. No, io l'anno scorso. Papà.
quello cattivo. No. Com'è? Quello che in televisione ha fatto la figura del Cerbero. E perché dice che ho parlato male di lui in TV. Sto andando alla macchina a prendermi i sandali perché mi cambio le scarpe. Non voglio distruggermi la caviglia, non ce la faccio più, mi stanno facendo malissimo. Quindi adesso mi cambio le scarpe. Comunque, per la pranzo è finito. Siamo arrivati prima del dolce, prima della frutta, insomma, sono le 6. E sono felice perché tutto quello che mi hanno dato senza glutine era davvero delizioso. Ci tengo a rispondere a una domanda alle tantissime domande che mi avete fatto proprio adesso, perché comunque ho visto per come mi comporto al matrimonio. Diciamo che me la godo, mi è stato detto cosa potevo mangiare senza glutine e io ho fatto man bassa di tutto quello che potevo mangiare, soprattutto gli antipasti, perché c'erano cose che a Piacenza o comunque in generale non mi posso permettere, cioè il pesce così fresco o comunque i formaggi, le burrate, cose del genere, lì a Piacenza non le mangio mai. Quindi il mio approccio è stato più un mangio quello che davvero non ho mai la possibilità di mangiare, piuttosto che magari buttarmi sugli affettati o buttarmi su, non so, del riso saltato che c'era persino. Quindi ho preferito, sto per morire, quindi appunto ho preferito più soddisfarmi e mangiare quello che davvero volevo e quello che non mangio mai. E quanto ho mangiato, se ho considerato, contato di qua e di là, ma ragazzi non ho contato niente, sapete già che non conto e non ci penso. Ma soprattutto perché il matrimonio di mio cugino verrà una volta nella vita, spero, quindi io poi non ho queste occasioni molto spesso, anzi penso che quest'anno sarà il mio unico matrimonio, il mio unico evento. Quindi me lo sono voluta assolutamente godere. A volte sinceramente mi pare assurdo che mi ponete queste domande, cioè del tipo come ti comporti quando c'hai questi eventi. Cioè, a meno che voi non abbiate una famiglia enorme, che ce ne abbiate una volta alla settimana, boh, cioè godetevela. Il mio unico consiglio, se si può dire, è mangiate quello che davvero non trovate mai. Tipo qui in Puglia pesce e latticini sono la cosa super pro, quindi ciotto dentro di pesce e latticini, basta. Domani non neanche ritorno alla mia routine perché sono qui e probabilmente la mia routine ci ritornerà martedì. Comunque ho visto che avete apprezzato il mio outfit e i miei tacchi, allora so già che me l'avete già chiesto su Instagram ovunque. Allora, il mio outfit è il vestito di Max Mara, i tacchi sono di LDA Woman Collection, ma li ho presi tipo tantissimi anni fa da Coin. E sì, io non sono una che amo di tacchi, ne ho giusto 3-4, però devo dire che li ho scelti bene tutte le volte che li ho preso e durano negli anni, nel tempo. Ah. Seconds later. Matrimonio finito, sono le 7:45. Siamo sopravvissuti. Basta. Mi sento più stanca di quando faccio i miei allenamenti.
mi sono cambiata perché adesso dobbiamo incontrare l'amico di mio papà e io ho tipo un food baby. Non ci stavo più in quel vestito. Ti giuro, sta esplodendo. Sembro incinta. Ah, io sto scendendo in ciabatte. Andiamo a fare colazione. Come se non avessi già mangiato tanto. Oh, questa colazione sana. Ti do. Come vuoi. No, la pia ti do tu prima. Ho mangiato. Ciao. Silvia. Posso averla anche io la ricottina? Ecco qua, non è stata... Tu no? Ecco, prendila. C'ha metà? Sì. Mi faccio metà con la mamma. Io. Ah. Sì, sì, l'ho già preso. Particolare. Queste fragole sono di fragola. Ah, così è una fragola. Quelle che compro l'S lunga. Mangia plastica, mangio io stesso. Come rendere una colazione triste una colazione gioiosa? Con papà nessun sopravvissuto. Papà sei più protagonista di me. L'egocentrismo alle stelle. Che sporco lì. E papà, io, ci voglio essere io nel video. Io voglio questi cosini neri. Li vuoi? Sì, certo. Questi sono perfetti. Si mangia, non è importante. Sono 5 grammi. Ah, sì. Questo tipo li mangio prelenamento, così. Adesso mi sto... Botte di zuccheri e via. Mi sto facendo... Ti alleni come le palle di fuoco. Dopo la maglietta di Spock. Bene, adesso io devo mettermi qui, muoio, e cercare di studiare. Yeah. È uno spettacolo comunque. Bello. Certo, perché se uno voleva diverso eravate sempre lì a brontolare, dai, per favore, è così. Nessun sopravvissuto. Voglio le d'oliva, sì. C'è già mamma. È tutto oliato, non lo vedi? Finito di mangiare, ci stiamo dirigendo a casa di mie zie a prendere il caffè. Quindi passerò tutto il pomeriggio in famiglia e... e quindi vi saluto e perché ci vediamo domani. Siamo arrivati in aeroporto e abbiamo già fatto il check-in, mentre i miei... non so, comprano qualcosa della bottega dei sapori. Io vi aggiorno dicendovi che è uscito il voto dell'esame che ho preparato a Rimini, quello di statistica. Ho preso 30, sono felicissima, che mi fa media con l'altra metà del modulo dove ho preso 30 lode, quindi mi fa una media di 30 lode. Quindi sono felicissima, sono contenta perché è stato davvero preparato tra una giornata Rimini Wellness e l'altra, in macchina, ripetendo, parlando la materia. Poi ovviamente mi sono rinchiusa un giorno e mezzo prima dell'esame. Io e i libri ho fatto davvero un tour de force e ci ho davvero dato dentro per recuperare. Però sono contenta del risultato ovviamente ottenuto. Adesso prendiamo l'aereo e arrivo a Treviso. Mi preparo il riso zucchine e salmone perché ho un esame domani, macro.
e lo devo passare assolutamente, e lo mangerò in treno, quindi non sarà il mio solito risotto, non so bene cosa riuscirò a fare, però devo mangiarlo per forza, quello è obbligo, perché sennò l'esame non si passa, ragazzi. Prima di questo esame di statistica, siccome avevo davvero bisogno di passarlo bene, avevo davvero bisogno del potere dire a salomone, ho mangiato il salmone sia la sera che il giorno dopo a pranzo, perché ne avevo davvero bisogno, e è servito! Oh, quanto mi sei mancata, colazione mia. Non avevi ignorato, sì, adesso non fare l'arrogante, perché tu non sei. È arrivato il momento in cui vado a fare il mio esame, quindi io vi saluto. Vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto. Io scappo e speriamo bene. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!